Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, partiamo da una notizia bomba che voglio affrontare con lei, cioè il McDonald's in Svezia ha lanciato un panino completamente vegano. A parte che è un passo da giganti per una multinazionale come il McDonald's, ma ne volevo proprio discutere con lei, cioè cosa ne pensa? E poi vorrei toccare con lei un approfondimento della dieta vegana nei bambini, se è possibile, in che modo affrontarla. Certo. Allora, questa notizia ha fatto scalpore, d'altronde io me l'aspettavo, perché queste grandi catene di multinazionali che producono cibo, diciamo così, pronto, eccetera, eccetera, si devono adeguare alle esigenze di mercato. Allora, questo è un esperimento che verrà fatto per 2 o 3 mesi, dopodiché la McDonald's deciderà se continuare a produrre questo panino vegano, a seconda dei risultati. Sì, comunque è di moda, cioè se il Sicuramente è McDonald's. segno che c'è una fortissima tendenza, come hai detto tu, Certo. e quindi è da approfondire. Allora, intanto io vorrei dire che il panino vegano non si improvvisa, nel senso che io non posso pensare di prendere un pane che contenga, magari sostituisco i grassi animali con i grassi vegetali, perché il vegano non mangia nessun tipo di fonte, nutritiva che arrivi dall'animale, Ok. quindi non mangia né carne né pesce né uova né latte derivati. Il vegano mangia comunque di tutto, ma deve sapere come nutrirsi. Un panino vegano deve essere fatto ad hoc, non possiamo prendere un panino normale fatto con l'alcol, con lo zucchero, con tutta una serie di appetivanti, appetizzanti, esaltatori di sapidità, e poi perché togliamo i grassi animali e mettiamo dell'olio vegetale pensare che diventi vegano. C'è tutta una filosofia: i cereali devono essere integrali, devono essere possibilmente a chilometri zero, devono essere biologici, profumati, perché il profumo deriva dai caroteni, dagli antiossidanti, che sono quelli che fanno bene, devono essere consumati in equilibrio con le proteine. Le proteine nel vegan sono le proteine di tipo vegetale, e in particolare abbiamo tutti i legumi, quindi il vegano mangia generalmente un primo integrale, che può essere un qualsiasi cereale, poi mangia un secondo a base di legumi, e ricordiamo piselli, soia, cicerchie, ceci, fagioli, insomma. Lenticchie, Lenticchie. questo è il secondo dei vegani. I primi sono tutti cereali, quindi riso integrale, farro, miglio, kamut, quinoa, amaranto, grano saraceno, che hanno molte proteine. Li associamo ai legumi, li associamo a verdura e frutta di stagione. Il vegano deve sempre consumare della frutta secca tutti i giorni, almeno 30 grammi, frutta secca in guscio, che sono noci, mandorle, pistacchi, Perché pinoli, contiene anche gli omega 3. perché contiene gli omega 3, che sono i grassi buoni, i fosfolipidi, che sono sempre grassi buoni, di cui si nutre il neurone, che hanno effetti antinfiammatori, antinfarto, e insomma sono fondamentali per la salute. La frutta secca deve essere lavata in un colino per togliere l'anidride solforosa quando la prendiamo sgusciata. Ma manca ancora una cosa all'appello, che purtroppo la vitamina B12, che è una vitamina di superficie, nel vegano la trova soltanto dalle verdure. Le verdure vengono giustamente lavate, questa vitamina viene persa, cosa che non succede agli animali che brucano l'erba. Certo. Quindi, poiché non ci sono tante fonti di B12, il vegano deve sempre assolutamente integrare la B12. Per evitare, qui veniamo a quello che mi hai Dei chiesto, bimbi, dei dei nostri bimbi. Cioè, piccini. veniamo al discorso che i bambini possono andare in carenza anche attraverso la madre che è vegana e non prende la B12. Quindi una madre che Certo. allatta, che è vegana, deve controllare la B12, il ferro, naturalmente l'acido folico, il calcio, e deve fare in modo che questi, soprattutto la B12, siano assolutamente al di sopra del minimo, altrimenti rischiamo che il bambino non cresca, cose che si sono già verificate. Per
Per quello che riguarda l'allevare dei bambini con l'alimentazione vegana, questo è possibile. L'alimentazione vegana fatta bene è assolutamente salutare, ma è molto difficile farla bene. Certo. Bisogna integrare con la B12, bisognerebbe essere seguiti nel bambino piccolo da un nutrizionista vegano, possibilmente che sia un pediatra, che sono rarissimi, veramente molto rari. Già sono rari medici come me di formazione vegana. Quindi attenzione, piuttosto di rischiare di creare problemi ad un bambino. Sono già presentati un paio di casi appunto dove di bambini che hanno dei problemi di carenza di B12 che non sì. crescevano, quindi l'alimentazione vegana va benissimo se fatta bene, altrimenti è meglio farli crescere nei primi anni con un'alimentazione normale. Nel frattempo abbiamo tempo di studiare bene l'alimentazione vegana e di farli passare a questo tipo di alimentazione poi un pochettino più avanti negli anni. D'accordo, grazie dottor Torchio. E a casa vi ricordo che nel caso vi foste persi una puntata, gradite rivederla, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio. Vi auguro un buon proseguimento di visione.